partenze prima dell'alba ed è così da sempre, da millenni, verso l'acqua. Mestiere duro, le reti e per tirarle su, le mani e basta. Una barca piccola, nessun attrezzo, come avviene per chi invece va a mare. Qui solo le braccia per le reti. Mio padre è pescatore, ancora lavora. Mio nonno era pescatore, una famiglia proprio di pescatori. Perciò penso che un po' devi fare diversamente. Una correntaccia, credo, maledetta. Ecco del goregone, vedi? E il goregone. Dodici anni. Mi portava sulla barca. Con mio fratello facevamo il remo per uno. Eh sì, perché eravamo piccoli, capito? Il remo per uno. Piano piano, piano piano. Poi mi sono fatta la prima barchetta. Era una cozza. E sa buono. Che non mi piace da stare sotto padrone, capito? Non mi è mai piaciuto. Ci ho provato a fare altri lavori. Manuale, carrozziere, sono stato in campagna, sono stato di qua. Alla fine dico, sai che ti dico? Arriviamo a barca. Libre. Ah, senti che fai, guarda che giornatina. Non scambierei con niente, guardi. Altro che mezze macchine lì, tutte respirate, tutte. Perlomeno qui è inquinata pure qui l'aria, perché. Però la sicurezza che non facendo. All'alba e al tramonto, sempre. Quei pochissimi, non più di una decina di pescatori che ancora scendono in acqua tra Bracciano ed Anguillara, nel vederli all'opera fanno pensare ad altri pescatori che 2000 anni fa sul lago di Galilea, per vivere, compivano le stesse azioni, sempre con le reti. Nella memoria e nel racconto di coloro che ancora oggi sentono, quasi fossero prigionieri, il carico di tanti e tanti anni di lavoro duro sulla barca, vi è comunque, strano a dirsi, nostalgia e malinconia. Per questa generazione il ricordo equivale a normalità di sacrifici, stagione dopo stagione, come un appena ieri. Eppure le mani, le rughe, gli sguardi e la pelle dicono già tutto. E io ci sono, si può dire che ci siamo nati dentro al lago, perché l'ha fatto mio padre, poi noi siamo otto figli, tutti e otto dentro al lago. Tutti a morte. Tutti dentro al lago. E sono 61 anni, saranno 45 anni. Che sto con i piedi a mollo, poi sono cresciuto. Cioè. E così è. Siamo l'ultima generazione, tanti eravamo, se barche si intruppavano dentro al lago. E adesso invece, se tu guardi, non vedi manco una barca. Per quelli del mestiere siamo rimasti pochi, pochi, pochi. Poi quelli che vanno in pensione diminuiscono, la gioventù non c'è.
Io incomincio al mattino presto alle 3:30, mi alzo alle 3:30, fino a verso le 8, le 8:30, poi vai a casa e dopo pranzi ti metti a fare un riposino e quando sono verso le 4, le 5, ecco, ritorni al lago. Estate pure alle 2 di mattina. D'inverno si lavora di meno, d'estate uno ne approfitta per poter lavorare, per potersi, diciamo, tipo formiche. Cerchiamo di recuperare qualche soldo d'estate per poter andare avanti d'inverno. E questo mestiere è stato sempre così. Eppure, per chi ogni giorno va in acqua, si ripetono quelle medesime azioni, ieri come fosse oggi, come se il viavai di generazioni fosse nullo, assorbito dal mestiere, antico come solo pochi altri possono ancora oggi dirsi. Beh, ma il lago è come la campagna, se non semini non raccogli, perché se tu levi solo e non rimetti mai, il pesce finisce già poco così. Lago va seminato. E una rete facile te ne becca 3, 4, una rete niente, una rete 1, questa uno dovrebbe beccare. Pure piccolo, pure piccolino. Ecco l'alba, è proprio uno spettacolo, proprio uno spettacolo. Io non scambiere mai, tipo, come faranno, dico, tanta gente a fare quelle file, si mettono in coda lì, in mezzo a quel traffico, tranquilli, si leggono i giornali. Ma io morirei dopo, con 2 giorni della vita, moro subito. Io devo stare solo qui, ecco, l'habitat mio è questo. Ma come i pesci. Crepate caldo e allora guarda. Sono pure troppo in compagnia da solo. Tutta questione d'abitudini. T'abitui? Anzi, io più tranquillità c'è sta e meglio mi sento. E farei spettacolo. Poi perché oggi insomma è una giornata via, c'è la foschia, c'è. Ma quando c'è il sole pieno, il cielo limpido, una favola. Oh, bello, bello. Quindi questo è matto. I pescatori sono così, sono lupi solitari, capito? Se gli piace, te ci abitui, è una cosa. Se c'erano 300 barche e c'era la confusione, cambiavo lavoro. È quello il bello, no? Giorno dopo giorno, metro dopo metro, i pescatori ti raccontano che se le loro reti tirate su negli anni fossero unite, tutte, da una sola corda, questa sarebbe lunga, lunga quanto la circonferenza della Terra. Chissà, forse sarà vero anche questo. Sta di fatto che giorno dopo giorno, su e giù, da un lato e dall'altro, con ogni tempo, li vedi su quelle loro piccole barchette. Calarle prima di sera e ritirarle prima del giorno, salvo quei giorni di Pasqua e Natale, ti dicono i pescatori. E poi via, anche quando hanno acqua di sotto e acqua che scende. Qu-
col lavoro nostro non è che poi fa festa, perché per fare festa domani devi fare festa pure oggi, perché alla sera carierete e alla mattina e tiri. Cioè, se tu metti rete stasera, domani e devi tirare, e se domani tu non metti rete, e dopo domani non fai niente, perché che fai? Se tu rete ne metti, non tiri niente. A me mi è sempre piaciuto, perché io, quando che fai un lavoro che so 80 anni, tu una volta che sei nato qui in mezzo al lago, che sei abituato, che hai fatto sempre sto lavoro, ci ho provato quando che c'è stata la crisi nel 70, 73, 74, che poi per pesce non si viava, ci ho provato, ho fatto appena ventina di giorni, ho fatto il manuale, però sempre di controvoglia, sempre, capito, non vedevo l'ora che... E dopo dico, sai che te, dico pure se iappa poco, dico andiamo lì, dico... Meglio qua, sì, perché qui sei libero, indipendente, capito, qui non è che ti comanda nessuno, se peschi, se lavori e guadagni, se non lavori te ne stai senza niente così. Ma insomma, per grazia di Dio, fino a mo, insomma, c'ho avuto pure una moglie che mi ha sempre aiutato, perché noi poi, dopo che piamo il pesce, noi lavoriamo il pesce, una parte, facciamo i filetti, i filetti di luccio, i filetti di persico, insomma, via, qualche cosetta meglio ci pigli, non è che ci pigli in granché. Se per caso la pesceria ti paga un tot, tu ci puoi via 2-3 euro al chilo di più, qualche cosa meglio ci pigli. Vent'anni fa la facevo meglio a saltare. Vent'anni fa però. Via poco un attimo. Allungami la corda, per favore. La pesca è fatta. Andiamo in pescheria. Guadagnare la giornata, così si dice, sapendo e come che una volta scesi dalla barca non è tutto finito, anzi. E che comanda se le pescherie, mica siamo noi, capito? Di questo si alleva all'uscio, questa barca qui. Oggi abbiamo pescato tanto, No. È una pesca fortunata oggi. Guardi, oggi abbiamo anche il cefalo. Questo è il cefalo di lago. Oggi la pesca di oggi sono 36 kg, meno un chilo, 35 kg. Ma è stata una pesca fortunata per oggi, eh? Oggi è stata una pesca fortunata. Al tramonto, comunque, di nuovo in acqua. Si ricomincia. Un ciclo che va avanti da millenni. È il tempo che non si ferma, mentre si accumulano ricordi di una piccola comunità che si riduce anno dopo anno. Mio padre ha fatto sempre il pescatore. E io uguale, da dieci anni ho smesso a 70 anni, perciò me ne sono fatta tutta, perciò prima si partiva, si dormiva fuori, io non c'è un palmo di lago che non ci ho dormito una notte,
perché prima si dormiva fuori, attaccavamo dai primi d'aprile, metà aprile, fino a settembre sempre fuori, tutte le notti, meno che la domenica. Prima la vita era questa. La mattina si apriva, si attaccava alle 3, alle 3, 3 e mezza. E di notte, fino alla sera che calava il sole, dopo calato il sole ancora stavi in acqua, stavi là. C'era niente da fare, il tempo, un'ora per mangiare, poi se non te lo portavi qualche volta si mangiava in barca. E manco c'era l'acqua minerale, dovevi bere quella del lago, perché solo quella avevo bevuto. Che te vuoi ricordare? Che te dormivi sui remi. Mentre remavi, tu, papà levava le reti e ti addormentavi sul remo. Che dovevi fare? Che te ricordi? Ti cacciavamo niente. Io ho sempre affrontato tutto. Qualsiasi burrasca abbiamo preso con una barca da 4 metri, c'eravamo su due persone, tutte le reti, eppure. E poi si andava a remi, perché i motori qui sono cominciati a venire. Il primo motore l'ho portato io, era nel 59, 58, 59. Perciò. E qui si attraversava il lago a remi. Con una burrasca, una volta sbarcavi da una parte, se non ce la facevi rientrare, sbarcavi da una parte, una volta dall'altra. Tiravi la barca e venivi via a piedi. Che poi prima non c'erano neanche le strade. Da qui a Trevignano non c'era la strada. Mi ricordo, perché noi stavamo mezzo al lago. Mio padre c'aveva una cuffia. Faceva freddo, no? Una cuffia di queste di pelle che andavano, che ancora ci stanno, quelli che vanno con le moto antiche, belli. E per freddo si metteva sta cuffia. Stavamo in mezzo a Vigne da Valle, un certo momento vengono 4-5 i cosi, gli stucchi se si chiamavano, a tedeschi. Hanno visto questo, dice, questi che sono militari, perché sono sovversivi, però da deficienti hanno visto che c'eravamo in rete, che stavamo a pesca, e hanno cominciato a mitragliare. Le pallottole te passavano da qui, te passavano da là. Poi dopo uno, erano in 4-5 che scendevano giù dalla cassia. Dalla cassia sono giù, noi stavamo proprio vicino al campo di Vigne de Valle, qui, questo qui. Quando che quell'altro si vede che tramite dice guarda che non so, dice questi sono pescatori, hanno fatto un'altra mirata e sono andati via. Da sei vista brutta, vedevi proprio i nastri delle pallottole che ti passavano così. E comunque dico ci ammazzano, come fai? Ti è bastato che te ti piavano con due o tre pallottole e morivi lì. Il pescatore conosce solo la pesca. Non conosce, non c'è tempo da conoscere altre cose, perché a un certo punto qui da vivere l'ho sempre tirato fuori, me lo sono sempre tirato fuori io, poco, volte di più, volte di meno, però a un certo momento un pescatore, se sa far pescatore, la giornata se la tira fuori. La vita, ci ho passato una vita. Che fai? Se non lavori, sto pensionato, sto in pensione dal 2002. Tutte le mattine, mo, siccome che ancora è, partiamo alle 4, alle 4 e mezza, massimo alle 5. Alle 5 stiamo qui sul posto e andiamo via. La pesca mi manca, sì. E mi manca la libertà, mi manca l'acqua, ecco, mi devo star annoiare dentro a un bar, oppure quando me potrei stare tanto tranquillo. Pescatore ci si nasce, non ci si diventa, uno non può diventare pescatore a 30 anni, 40 anni, non gliela fa più, perché il pescatore si deve sapere aggiustare le reti, montare le reti, fare le reti, creare le reti, crearle. Il pescatore deve fare tutto, deve saper fare tutto, il pescatore. La passione è quella che hai vissuto sempre dentro al lago e te basta quello. Ce l'hai dentro, devi soltanto prendere pesce. Tu alla mattina ti alzi per andare a prendere pesce. La passione è solo quella.
ci hai avuto tanto amore per i figli, solo quello, è la passione. Na zawsze zostaw jak znak miłości twojej, niech truje mnie powoli. Enna, me leva de no, e zitto, e non te lamentare che c'è chi sta peggio. Quiera. Tu ci parli con i pesci? Con che parli qui? È roba da manicomio proprio. Za oknem środa rano, siedzimy tu we dwie i wspominamy tabakierotan.